emozioni correlate tra loro, che quindi ricostruendo la sua carriera ripercorrono anche oltre 40 anni di spettacolo italiano. E vuoi parlarci, Chiara, di questa struttura del libro e anche del fatto che comunque le tre sezioni sono correlate e si completano a vicenda? Sì, perché Leonello appunto ha debuttato nel 1949 accanto ad Antonio Gandusio e da allora non ha più lasciato le scene sino a quasi la sua morte, avvenuta appunto nel luglio del 94. E in questi 45 anni di carriera si è districato tra appunto cinema, teatro e televisione, sono le parti più, diciamo, corpose della sua carriera. Poi, come abbiamo ricordato, c'è anche la radio e il doppiaggio. E il libro appunto si focalizza su queste tre parti. Si inizia con il teatro, si continua con la televisione per finire poi con il cinema. Sono parallele, si intersecano perché Leonello non ha mai lasciato una disciplina, un'arte per dedicarsi a un'altra, ma si incastrano tra di loro. Quindi nello stesso periodo qui a Genova lo vediamo nello stesso anno con uno sceneggiato in televisione, o anche uscito lo sceneggiato lo vediamo poi al cinema con un film di Gerry, quindi è tutto incastrato e seppur districandosi appunto in queste tre sezioni, quindi in arti totalmente diverse tra loro, non ha mai fatto mancare la sua professionalità e la sua arte, appunto essendo un attore, dimostrandosi un attore completo ed eccelso. E ricordiamo che Leonello debutta ancora prima di Gandusio come cantante di Night Club, quindi senza dire niente ai genitori se ne andava per i locali notturni a cantare con poi il papà che lo aspettava arrabbiandosi non poco perché insomma Era un lavoro preferiva serio. vedere. No, non era un lavoro serio, preferiva avvocato, quantomeno magari artigiano, un sarto, un nuovo sarto in famiglia. Esatto, una diversa Sì, forma di arte. sì.